Siamo qui al Picchio Village, mancano 2 giorni a questa importantissima gara con il Foggia, una gara da vincere, aspettiamo la prima vittoria in trasferta. Sì, la prima volta che vengo qui al Picchio Village, non c'ero mai stato, splendido centro, i ragazzi ci ho già parlato e credo di essere riuscito a motivarli, credo di non essere, cioè la squadra che abbiamo allestito, il gruppo che abbiamo con noi, credo che non sia secondo a nessuno, di conseguenza dobbiamo giocarci ogni partita a viso aperto per cercare di vincerle tutte. Questa è la mia convinzione. Lei è stato molto attivo in questi giorni sui social, tutti a Foggia è un po' l'hashtag, perché non bisogna dirlo ai tifosi bianconeri che ci sono sempre in casa e in trasferta, ma questa è una partita davvero importante in un campo molto caldo. Senza dubbio il Foggia appunto è una squadra rispettabilissima, una squadra importante, allestita sicuramente per far bene, per far molto bene. Purtroppo per loro appunto scontano gli 8 punti di penalizzazione. Ma che dire, sì, noi dobbiamo essere a fianco alla squadra da tutte le parti, non possiamo essere presenti solamente ad Ascoli, ma dobbiamo stargli a fianco. Io sto cercando di esserci sempre, a Foggia ci sarò come sono stato a Salerno. Settimana scorsa non c'ero per un impegno fuori dall'Italia, però cerco di esserci sempre, dobbiamo essere tutti quanti a fianco a loro perché hanno bisogno di noi. Cioè, si vince in 12 o in 13 come dico io, perché il tifoso di Ascoli secondo me fino a uno in più, cioè non c'ha solamente il 12esimo, c'ha anche il 13esimo in campo. Positivo come lei anche Bomber Ardemagni, nonostante questa brutta frattura lo vediamo già raggiante, voglioso tornare in campo, questo è positivo anche per gli altri ragazzi e poi anche una chance per gli altri attaccanti in rosa. Ma io credo che Ardemagni sia positivo, oltre ad essere una splendida persona, ho visto che ha reagito molto bene a questo problema che ha avuto appunto a Salerno. Sono convinto che tornerà molto prima dei tempi previsti, perché con l'atteggiamento positivo, con il sorriso, sicuramente nella vita fai sempre meglio e fai sempre prima. Sono convinto che se ci convinciamo tutti quanti di questo, della nostra forza, dell'attaccamento che dobbiamo e che possiamo avere verso la maglia di questa città, che nel calcio c'ha una storia importante, sicuramente possiamo fare cose fantastiche. Io vedo una crescita importante regolarmente, poi è chiaro c'è chi fa meglio in una partita, chi fa meglio in un'altra, questo va da sé, però se andiamo in campo con la convinzione possiamo farcela. Se mi fate questo bel regalo a Foggia di essere convinti e carichi e non subire la loro potenziale più forza, sono convinto che ci giochiamo la partita e magari riusciamo pure a portare a casa quel salto di qualità che ci occorre. Cosa dirvi ancora? Nulla. Se mi fate questo bel regalo ve ne farò uno io. Grazie. Grazie per essere.